Con l'arrivo della bella stagione iniziano anche le feste e le sagre paesane. Pieve Corleto, Pieve Cesato, Reda, Santa Lucia, sono tantissimi gli eventi che rischiano, secondo l'allarme lanciato da Confesercenti e Confcommercio, di portare via clientela ai ristoratori locali. E mentre il comitato feste e sagre ha preferito non esprimersi al riguardo, i ristoratori fentini hanno confermato l'allarme. Iniziano le sagre paesane che riempiranno le estati dei fentini. È vero che voi ristoratori vi trovate con clienti in meno? Ovviamente è vero, sì. E secondo lei qual è il motivo? Il motivo è che ovviamente queste sagre hanno una capacità di attrazione, però hanno anche delle forti facilitazioni dal punto di vista fiscale. Ho tanta gente che lavora in nero e insomma, penso che ci siano dei problemi di slealtà economica, ecco. Secondo lei come si potrebbe fare a risolvere il problema? Immagino che delle grosse soluzioni non ce ne sono. Iniziano le sagre paesane, è vero che portano via clienti ai ristoranti? Sì, è vero. Secondo lei come mai? Ma perché è un modo diverso di vivere una serata a poco prezzo e penso che l'unico motivo sia quello, non certo per la qualità. Penso E secondo lei c'è una possibile soluzione? proprio di no. Perché ormai sono diventati una potenza e sicuramente hanno meno controlli che chi paga le tasse tutti gli anni e fa fatica ad andare avanti, insomma. Iniziano le sagre estive, secondo lei è vero che queste sagre, questi eventi portano via clientela ai ristoratori? Ma secondo me è inevitabile, cioè se a Faenza in una sera ci sono 2000 persone che vanno fuori a cena, qualcuna andrà a cena nelle sagre invece di venire da chi deve vivere di questo. Poi è vero che le sagre hanno anche un loro indotto indipendente da quello che è la clientela fissa dei clienti che escono, però sicuramente prendono una bella fetta. Come si potrebbe fare per evitare questo problema? Questa è la domanda di riserva, no, non saprei perché è chiaro che in teoria la maggior parte di queste sagre ha dei fini, degli scopi benefici, quindi chiaramente io ho esposto, cioè dico che noi abbiamo un problema, ma la soluzione non la so. Iniziano le sagre estive, è vero che voi ristoratori vi trovate in difficoltà perché la clientela viene, tra virgolette, rubata dalle sagre? Tenendo presente che io non ho la possibilità e uno storico alla mano per poter rispondere perché sono aperto da 5 mesi, quindi sono qua in punta di piedi in una cittadina che peraltro mi sembra molto attiva e molto piacevole. E devo dire che anche da esterno ho sempre seguito con grande interesse, poi sono stato spesso invitato a diverse manifestazioni del centro, quindi molto belle. Prendo in esempio la cena itinerante che sta proprio per iniziare, che il distretto insieme a diversi organizzatori stanno portando avanti con grande impegno. E quindi insomma, quella lì mi sembra una cosa ben riuscita. I ristoranti, che dire, io peraltro a me le sagre piacciono molto, quindi cioè, dovrebbero probabilmente continuare sia le sagre che ci dovrebbe essere forse più attivismo da parte dei ristoratori del centro e delle attività del centro per creare e portare gente in centro, magari andando oltre a quelli che è lo standard generale delle giornate, provare a organizzare degli eventi extra, potrebbe essere un'idea importante. Francesca Diletta per Faenza Web TV.